Noi spesso diciamo che nell'ambito montano noi combattiamo il nemico, ma combattiamo anche l'ambiente che ci circonda. Areas that we consider no-go can become good go for specialists, and we can use those areas to our advantage to exploit the enemy. Se il militare riesce a combattere in montagna, allora riesce ad affrontare ogni habitat. Il 25% delle terre emerse sono montagnose. Nelle montagne ci sono infrastrutture critiche e risorse critiche come l'acqua o le dighe, pure come gli elettrodotti, i pipeline, le strade, autostrade, tunnel che attraversano le montagne e le uniscono. Chi controlla queste infrastrutture critiche ha un vantaggio decisivo nei confronti del proprio avversario. Sto let nazaj se je ravno na tem območju Slovenije odigrala ena največjih bitk na tem področju, kjer je bilo udeleženo več kot 100.000 vojakov. Izkušnje, ki so jih pridobili takrat, so seveda pomembne tudi za nas, zato da ne ponovimo enakih napak oziroma če pozabimo zgodovino, seveda bomo potem ponovno ponovili iste napake. In montagna bisogna saper sfruttare quelli che sono le coperture, i dislivelli, capire la fatica nel muovere la gente in montagna, sapere quali sono le conseguenze di andare a muovere a determinate altitudini. È questa la difficoltà del combattere in montagna, sopravvivere prima ancora che si arrivi al contatto col nemico. I would normally plan for flatter and rolling hills, so the formations you can use, how dispersed, the routes, it changes everything. And seeing the ground that we would be expected to cover and the soldiers would cover is challenging. I would find the environment very challenging without developing specialists and relevant mountain knowledge. That includes fixed rope systems and the ability to fight and survive in the mountains. Chi è in grado di utilizzare questo ambiente, di saperlo valorizzare, ottiene una sorpresa sul nemico. E per questo è fondamentale che la NATO sappia costituire e comprendere, diciamo, il terreno e il territorio montano e acquisisca tutte le capacità per poter operare ed essere efficace nel combattere in montagna.